Biceglie si appresta a vivere l'edizione 2022 di Digiton, la più grande maratona digitale italiana che si terrà da domani 7 luglio sino al prossimo 10 luglio, resi noti anche i nomi degli ospiti. Alba Di Palo. Enrico Letta, Matteo Bassetti, Alberto Matano, Barbara Gallavotti, Mara Venier e Giuseppe Conte sono alcuni degli ospiti dell'edizione 2022 di Digiton, la più grande maratona digitale italiana che torna in presenza a Biceglie dal 7 al 10 luglio prossimi. Saranno 4 giorni non stop con una full immersion nel mondo del digitale. Si inizia alle 19.30 di giovedì. Dopo i saluti di Francesco Boccia, ideatore e fondatore della manifestazione, si entrerà nel vivo con Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e le riflessioni sulla democrazia e le sfide del mondo digitale. Il benvenuto di Letizia D'Amato, presidente Digiton, introdurrà Mariangela Marseglia, country manager Italia, Spagna, Portogallo di Amazon, che sarà intervistata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, sul ruolo dell'innovazione e della sostenibilità nella crescita aziendale. Venerdì in cartellone il fisico, musicista, professore e influencer Vincenzo Schettini, che terrà una lezione con La fisica che ci piace, e la giornalista e conduttrice di La 7 Mirta Merlino, che parlerà con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di come l'evoluzione della rete cambia la politica. Sabato 9 luglio toccherà alla giornalista, scrittrice, divulgatrice scientifica e conduttrice di Re3, Barbara Gallavotti, con Oltre i confini invisibili, la sfida della cittadinanza scientifica, e a seguire il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con Tobias Filler, già corrispondente per l'economia italiana del Frankfurter Allgemeine Zeitung, illustrerà il case history Regione Lazio e innovazione. La gara tra le start-up avrà inizio venerdì. Come sempre, i finalisti avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di investitori e risponderanno alle domande degli analisti per vincere il trofeo Digiton 2022 e gli altri numerosi premi messi a disposizione delle aziende partner. Sabato riprenderà un'intensa giornata di Startup Competition fino alle 19, con tanti momenti di approfondimento. L'ultima giornata sarà dedicata come sempre alla premiazione dei progetti vincitori, talk e riflessioni conclusive rivolte al futuro. Nel corso della maratona non mancheranno gli spazi dedicati alla formazione con i Digiton Boot Camp, corsi di programmazione gratuiti a cura di Aulab.